38ª puntata dalle stalle alle stelle e le luci della ribalta si stanno affievolendo sul nostro protagonista. Che bellissima notizia, veramente, Arta. Purtroppo, vediamo un po', è ancora debuttante illustre, però dovrà darsi una svegliata, perché oggi è un grande giorno, ha un'audizione da fare, per cui si deve muovere. Cos'è che c'è qua? Fa caldo questi giorni qua. Vabbè. E dovranno lavorare. Cioè, fatti anche una doccia, già che ci sei, fai una doccia. Ecco, si inizia bene la giornata. Con una bella scoreggia si comincia sempre bene. Lei invece cosa avrà da fare oggi? Ma dovrà andare anche lei a lavoro. Ogni tanto ci va anche lei. Dovrà andare in bagno e prepararsi anche lei. Però lei ha più tempo, vedi? Fatti colazione veloce, fai pasto veloce. Cracker al formaggio, dai, vai. Ah, non perdere tempo, te ne prego. Vai. Di cereali. Che roba pazzesca. Perde tempo davanti allo specchio. Lei, per favore, preparati anche tu, dai. Non farmi. Non farmi sclerare, dai. Conqueror Baima, Mapiro, Quinarb Mervais Drope. Va in bagno. Lui sta mangiando, sì. Sì, è quasi tutto a posto, dai. Cioè, quantomeno va abbastanza soddisfatto sul lavoro, che è la cosa più importante. Vediamo lei. Se ti muovi a farti una doccia, magari. Ma perché devi lavarti le mani lì? Tanto vai a farti la doccia. Cosa desidera fare? Vai al lavoro, no? È chiaro che vai al lavoro. Ci mancherebbe altro. Altrimenti qua non c'è trippa per gatti e si muore di fame. Lui è già andato. Alle 9. Chissà, io spero che lo prenderanno. Dai, vediamo come carisma 5. Dai, ha buone possibilità. Lei? Dai, cerca di giocare una partita, trasmette in stream. Dai, magari se arriviamo a 25 milioni di followers, ce la facciamo. Te sei rimasta la mia unica speranza, perché lui, anche se lavora come un somaro, non ce la fa. Dai, però lascia stare adesso.
Ecco, è arrivata a 25 milioni, vai. Wow. Grande. Qui, se oggi lavora bene, magari potrebbe anche arrivarci. Oh, adesso il tempo passa molto più velocemente perché entrambi sono al lavoro. Amicizia. Audizione superata, ma vai Marco, grande, sei un grande. Shazzle Pasaga. Scott a bitch. Che c'è? Anzi. Watsu. Oh. Viva Bawa, yeah. Fai una cosa. Zang zang. Uh-oh. Fai così. Good luck. It's torn a flame. È grande Marco che questa volta... Però vediamo se può fare qualcosa di più anche lui. Social net. Che qua punti di fama deve cercare di crescere il più possibile. Perché non può perdere ancora altri punti. Vediamo. Lei veramente è alla grande. Chissà se riuscirà ad avere una promozione, stiamo a vedere. Sì, ma c'è poco da esultare, eh. Perché qui veramente... Allora, deve, ecco, quello, questo deve fare, esercitarsi nei discorsi, e poi, questo, Spinoza, Rob, Polinide, esercitati nelle scene romanze, che non è iniziato, questo lo faremo quando tornerà Penny. Lui dovrà andare al lavoro, inizia giovedì, l'indomani. Vediamo se... Beh, caspita, l'ho guadagnato mica male oggi, Penny. 1556, si muove. Però purtroppo non ha ancora ricevuto... la promozione che si sperava. Cioè, senti, fai una cosa, cara Penny. Vai qua, gioca una partita, trasmetti in stream, vai, così, in questo modo. Figura di serie B. Vediamo. Ci sta quasi, quasi arrivando. Quasi, Fa caldo. Oh,
Allora, fai una cosa adesso con la tua cara mogliettina. Vediamo se... Vediamo se si riesce a fare un qualcosa, se lei molla il computer. Questo computer, per Dio! Ridi. Allora, per favore. Adesso vediamo cosa riescono a combinare, cosa anche lui riuscirà a combinare. Per marcia. Mushdorna, Emkaflav. Hi. Vubanushnoosh. Dua. Akishla. Oh. Nalbo. Vediamo un po'. You're getting a Vusimsi. Yes. Vediamo un po', fatto al 50%, è ancora da fare. Mifwa, Yabapwafu, Shapalula, Rukwasa. Lei è... Oh, Baco! Che palle che sei, basta! Un po' lei se... E non vi ha considerato proprio nessuno, eh. C'è un cane. Mamma mia. Che grande considerazione. Però abbiamo completato. Per mancia, mamma mia. Qua so peggio dei genovesi, veramente. Non va andato proprio niente. Mannaggia. Se fosse per la gente qua potreste morire di fame. Badoba, Bajang, Lerba, Dalba. Oh mamma, un topo. Eh no, qui c'è qualcosa che non va. Chiamalo te. Lamentati con il padrone di casa. E te pareva se non doveva spuntare però un topo? Qui ormai i topi ci hanno messo le radici. Io vorrei tanto sapere... Ma da dove è? Poi qua c'è un altro problema. Ma insomma, io t'ho chiamato per il topo, però... Io non capisco. Va a prendere anche il topo. No, aggiorna ancora un po' sto stato. Oh, Mitzel. Chi è? Proviamo a te. Sai andare in canoa? Un momento, chi parla? Sei vittima di uno scherzo. Che simpatica! Guarda, sei proprio simpatica. Ma guarda un po'.
che simpatici che sono. Ma poi uno telefona, sai andare in canoa. Ma che senso ha? Non lo so io. Ma spiegatemi un po'. Che senso ha tutto questo? Però non può essere arrabbiato così, cioè... non è che ti hanno fatto chissà quale scherzo, cioè... Pensa se fosse stato Pierino a farti uno scherzo un po' più cattivo. Io mi ricordo una volta Pierino faceva lo scherzo telefonico e diceva... buongiorno, sono pronto, parlo con la signora Vacca. Allora ho sbagliato stop. Non lo so. Cioè, scherzi telefonici era Pierino, in pratica, ma questo è la canoa, non è neanche uno scherzo telefonico. Adesso non me lo ricordavo bene, scherzo telefonico di Pierino, però era più o meno su queste cose. Relax, anzi, fai una cosa, vai a giocare. Viva Bawa? Yeah. Dai. Vabbè, ma quanto starà? Ancora 36 minuti, sarà furente. Ma relax, ragazza. Mica puoi continuare così, per una cacchiata del genere. Marco! Caru! Yips! Che da! Lui deve fare queste cose per cercare di aumentare di followers. Anzi, devi andare anche in bagno. Cioè, per favore, non farti la foto anche lì. Anzi, vediamo se questo è servito a qualcosa per aumentare. Per ora il punto non l'ha perso. Corva! Ma lei va alla grande però, Vediamo se allora lei dovrà andare in bagno, lui vediamo, in bagno c'è già stato, dovrà mangiare qualcosa, sì, allora vai a mangiare, dai, cena, fish and chips, dai. Vediamo qualcosa un po' più elaborato. Variamo un po' la dieta. Ma senti, facciamo una cosa. Vai in bagno. Mangia anche tu qualcosa, vediamo un po'. Cena. Vabbè, dai.
Formaggio grigliato, dai. Ti sei calmata, sì, dai, non è stato niente. Ho visto e sentito scherzi telefonici molto più pesanti di questo. Sappilo, caro Penny. Vabbè. Allora si spera che non tossisca e non starnutisca più sopra il cibo. Almeno spero. Kiranga? Allora, facciamo una cosa. Tu, carissimo, vai a dormire. Qui. Basta questo specchio, mi hai rotto le balle. Vai qua. Vai a dormire, dormi. Sarai anche stanco. Hai avuto un'audizione, sei stato per fortuna preso per il prossimo film, e ora tu, energia, e anche tu mi sa che dovrai andare a dormire, perché ora basta. Anche a te, le cose vanno piuttosto bene, devo dirlo, piuttosto bene. E meno male che, cioè, van bene, è la casa che fa veramente schifo. E bon, e la puntata di oggi si conclude qui. Mettete like, commentate, soprattutto iscrivetevi, attivate la campanella e per non perdervi altre puntate, e ci vediamo alla prossima puntata. E con questo è tutto. Ciao ciao.